lavoro di continuità iniziato già negli anni precedenti, che ha permesso al circolo di riconoscere nelle dune un'importante valenza paesaggistica costiera. Le dune sabbiose della costa ionica possiedono una bellezza inestimabile che grazie a questo progetto abbiamo conosciuto la flora e la fauna presente. L'Istituto Comprensivo 2, questi ragazzi, quindi hanno, con i docenti, quindi ha colto l'importanza sposandone proprio l'obiettivo. Allora, cara Stella, tu sai l'affezione, il rispetto e la battaglia che sta facendo questa amministrazione in tema di tutela dell'ambiente. Io apprezzo quando le associazioni ambientaliste mi pongono dei quesiti, e Lega Ambiente devo dire che è un'associazione non talebana che pone quesiti giusti, che pone domande giuste, che chiede risposte a chi amministra questa città giuste. Non c'è rispetto dell'ambiente se non si ha anche sui rifiuti solidi urbani una visione moderna del problema. E di quello che è frutto di questa descrizione della bellezza che avete fatto con i lavori esposti fuori, che poi è la strada da intraprendere per una fruizione, diciamo, diversa del territorio e per difendere i nostri mari e la nostra terra dalle trivelle, come diceva il sindaco, come diceva Stella, ci attende un'importante battaglia il 17 aprile. Questa iniziativa è stata finanziata dal CES di Basilicata, il centro di servizio volontariato, nell'ambito di un progetto che prevedeva proprio la, diciamo, l'invito alle associazioni a promuovere le proprie attività e a realizzare anche attività concrete che dessero, diciamo, un segno concreto sul territorio. Molto importante relativamente al tema che trattiamo. La questione relativa all'ambiente, alla tutela della natura e dell'ambiente è una questione molto complessa, ancora di più se si affronta la tematica relativa ai litorali sabbiosi in particolare, perché già questo ci fa capire quanto sia importante, essenziale, urgente parlare e salvaguardare quello che è l'ambiente, l'educazione ambientale, l'educazione allo sviluppo sostenibile di cui oggi si parla tanto. Bene, penso che questo sia un obiettivo primario per il presente e per il futuro, per tutte le generazioni, una sfida non più eludibile per le giovani generazioni. L'avete fatto, l'abbiamo fatto in un territorio particolarmente prezioso come appunto la Duna, su cui si è concentrato il progetto di cui parliamo oggi, che è il vero petrolio di questa regione, quello che dobbiamo, come dire, dobbiamo gestire per sempre. Visto che il vero petrolio che il paese deve, come dire, deve coltivare sono le dune, il mare, il turismo, la pesca, ecco, insomma, grazie tante a chi andrà a votare e chi informerà amici e parenti che tra 45 giorni si voterà e andrà a votare un referendum molto importante per il futuro energetico dell'Italia. Grazie. Presidente, grazie a tutti voi che siete stati qui, anche voi bambini, buonissimi, bravissimi, un applauso a voi stessi. A tutti i convenuti a questo tavolo e a tutti voi qui presenti. Ricordiamoci sempre, l'ambiente è il nostro, quindi impegniamoci ognuno per il proprio volo. Grazie.